Siamo a Campo Tizzoro, più esattamente all'interno, devo dire, di questa struttura storica. Questa era una fabbrica molto importante e qui con noi c'è il direttore dei musei e rifugi, Gianluca Iori. Intanto spieghiamo esattamente ai telespettatori che cos'è questo luogo. Questa è la vecchia fabbrica di munizionamento italiano della Società Metallurgica Italiana, nata a Campo Tizzoro nel 1910, che dal 2012 è diventato il più bel museo del munizionamento italiano con rifugi antiaerei più estesi d'Europa. Ecco, pensate, qui si facevano i proiettili, si facevano le armi della Seconda Guerra Mondiale, vero? Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, si parte con le guerre coloniali. Comunque le ultime forniture di questa fabbrica sono state per la Bosnia e Erzegovina, quindi nel 2005 sostanzialmente. Benissimo. E poi so che addirittura voi avete fatto anche l'anima, tanto per intenderci, della moneta di 2 euro, o sbaglio? Qui nasce l'euro, esattamente l'euro che abbiamo in tasca noi tutti i giorni, viene inventato e tagliato e confezionato in questa fabbrica. Se non c'era Toscana a tavola, questa curiosità non la sapevate. E adesso vai con la sigla e andiamo a fare la conoscenza di questi luoghi. Enrico, possiamo dire senza ombra di dubbio che questo è l'unico museo di munizioni che c'è in Italia, è vero? Sì, di musei della prima e seconda guerra mondiale, della resistenza, ce n'è tantissimi. Questo però è l'unico museo della Società Metallurgica Italiana che ha fatto la storia d'Italia attraverso le munizioni, da 1888 poi. Ed è visitabile tutti i giorni? Siamo aperti tutti i giorni, ci sono le visite guidate, si visita tutta la parte delle sale espositive della produzione, il munizionamento e non solo. E ovviamente ci sono i rifugi antiaerei, che sono una cosa fantastica. Poi c'è qualche bel sorriso naturalmente che ci dà il benvenuto. Andiamo a fare la conoscenza di alcune stanze importanti. Una, per esempio, la stanza che raccoglie il vostro plastico, cioè quello che era Campo Tizzoro nell'epoca bellica. Sì, è il plastico fatto per la realizzazione del villaggio industriale della SMI, perché Campo Tizzoro nasce di sana pianta e con le opere assistenziali proprio per la produzione delle munizioni. Bene, poi questo bellissimo corridoio che raccoglie gran parte della produzione di quell'epoca. Sì, c'è una miscellanea di reperti di produzione industriale, c'è per esempio l'indotto, casse di munizioni, ma ci sono anche i bossoli della Skoda, i bossoli del Berta e i bossoli del famoso Dora, il cannone che sparava da Calais a Londra. Pensate quante curiosità. Tra le tante curiosità, l'abbiamo detto anche in apertura, ebbene c'è anche l'euro, che la moneta dell'euro nasce a Campo Tizzoro. Sì, perché le presse che tagliavano i tondelli per fare le munizioni, questa è una curiosità, e sono le stesse presse che determinano il taglio delle monete, e quindi viene fatto, nasce le 500 lire, ma nasce anche l'euro qui. E poi i mitici fucili, uno dei quali è veramente interessante. Andiamo a fare la conoscenza di questa stanza. E adesso entriamo nella sala della presidenza, che è un po' la sala dei fucili, e vi posso garantire che adesso vi proponiamo un reperto veramente unico. Intanto parliamo anche degli altri fucili che sono stati realizzati all'interno della SMI. Questi, per esempio, che vediamo? Sono i fucili che abbiamo più che altro messo per la storia dell'innesco, perché qui vengono inventati i migliori inneschi del mondo, del reparto chimico, esplosivistico. Quindi ci sono dei fucili Saint-Étienne con meccanica bresciana che vanno dal 1700 all'ultimo, alle guerre di indipendenza, quindi 48 e terza guerra di indipendenza, ma più che altro abbiamo l'innovazione tecnologica che apporta la SMI con gli accordi con gli austriaci. Quindi... Signori, e qui attenzione, c'è un incrocio assolutamente inquietante, perché qui a Campo Tizzoro troverete, se verrete ovviamente in questo importante e prestigioso museo, a poter apprezzare, tra virgolette, l'arma che, ahimè,
uccise il grande presidente John Fitzgerald Kennedy. Ebbene, ve la proponiamo, questa è l'arma originale, vero? Sì, questo è il Carcano Merlicker, detto anche 91, versione 36, che Owens utilizzò per uccidere Kennedy con le munizioni della società metallurgica italiana. Ecco, ma come siete riusciti a entrare in possesso? La commissione di indagine fece la verifica e il collaudo della detonazione per essere sicuri che avesse sparato effettivamente con quest'arma e ovviamente per capire bene se le munizioni che erano uscite da questa fabbrica erano quelle che avevano ucciso Kennedy. Incredibile, tutto questo a Campo Tizzorno nella montagna pistoiese. Ecco, allora terminiamo questo nostro viaggio facendovi conoscere un altro angolo veramente particolare di questa struttura. Seguiteci. Allora, questa è la sirena che annunciava l'eventuale attacco da parte dei bombardieri, perché questa fabbrica era sotto tiro. Sì, è una fabbrica sensibile perché produceva munizionamento per gli italiani e per i tedeschi ed era la maggior fabbrica di munizionamento in Italia. Ecco, questi che vedete sono i cunicoli dove praticamente gli operai potevano salvaguardare la propria vita da eventuali attacchi, vero? Sì, sono rifugi antiaerei pensati per la forza lavoro, i primi costruiti in Italia, si sviluppano per 3 km a 20 metri di profondità. E cosa troviamo all'interno a 20 metri di profondità? Si trova l'organizzazione sistematica per ospitare 8.000 persone, che era la forza lavoro della fabbrica, con le infermerie, le cappellette delle funzioni religiose, le infermerie con i letti, le maschere antigas, la vita che avveniva nei rifugi antiaerei, specie nel 1940. Allora, Enrico, io ti ringrazio di tutte queste belle informazioni, molto, devo dire, interessanti. Ricordatevi che questo museo è tuttora aperto, potete visitarlo qui a Campo Tizzorno. Ricordate che il museo si chiama Museo dei Rifugi della Società Metallurgica Italiana. Ebbene, dopo aver parlato di guerra, dopo aver parlato di fucili, di proiettili, di come venivano realizzati, adesso invece sai che facciamo? Andiamo a mangiare. Ce l'ho con l'olio, ce l'ho con l'olio, è una battuta, perché parliamo di olio extravergine oliva e devo dire di un olio che ha avuto anche grandi riconoscimenti da parte della Regione Toscana. Qui con noi Giampiero Cristi, che è il direttore degli olivicoltori toscani associati. Allora, lei ci ha portato una serie, devo dire, di olio extravergine oliva che vengono realizzati da alcuni consociati. Quanti sono innanzitutto i vostri consociati? Nel frantoio che abbiamo a Cerbaia Val di Pesa, quindi siamo nelle vicinanze di Firenze, sono circa 800 le aziende che utilizzano appunto il nostro frantoio e che conferiscono l'olio alla cooperativa. Qual è il cultivar fondamentale? Ma sono quelle tipiche toscane, c'è una prevalenza generalmente di frantoio, un po' di moraiolo e leccino. Ovviamente le percentuali non sono sempre le stesse nelle singole aziende, qualcosa varia, ma comunque la prevalenza è sempre di queste tre varietà. Oh, tra le tante caratteristiche che vi contraddistinguono, un tipo particolare di lavorazione, ce ne vuole parlare? Sì, noi 5 anni fa abbiamo deciso di cambiare il processo di estrazione, tecnicamente si chiama a due fasi, quindi non si utilizza più acqua in diluizione delle paste di olive, e questo ci consente di aumentare notevolmente i polifenoli nell'olio. Quelli utili si chiamano biofenoli perché appunto il nostro organismo li utilizza direttamente, e quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti. Dalle nostre verifiche noi abbiamo generalmente un 30-40% di polifenoli in più rispetto alla lavorazione che avevamo precedenza. Ecco, parliamo di questo riconoscimento che la Regione Toscana vi ha consegnato. Sì, praticamente la Regione Toscana quest'anno ha fatto una selezione dei migliori oli toscani a denominazione, quindi l'IGP toscano, ma poi ci sono anche le varie DOP che vengono realizzate nella nostra regione. E i migliori oli sono stati selezionati appunto e fanno parte di una pubblicazione che la Regione ha realizzato. Noi siamo stati fra quelli selezionati e quindi siamo soddisfatti di questo risultato. Ecco, ricordiamo la produzione di questi oli, in che zona geografica si svolge? Il frantoio, come dicevo prima, è a Cerbaia Val di Pesa. Siamo a un crocevia di Scandicci, San Casciano, Montespertoli, quindi sono i comuni di questo areale. Bene, noi utilizzeremo ovviamente uno di questi oli per cucinare il piatto di oggi. Grazie ancora della sua partecipazione. Il nostro viaggio continua.
Eccoci qua, siamo all'interno del negozio L'Erbolaio, qui con noi Monica Fini che è la titolare e siamo qui per acquistare insieme a Manuela che ricordiamo fa le funzioni della sorella Clarissa. Che cosa? Dunque, noi siamo qui per acquistare dei funghi secchi perché chiaramente al momento non si trovano ancora nei boschi e quindi per preparare delle sgaloppine ai funghi occorre prendere un etto di funghi secchi per ogni, diciamo, porzione. Benissimo, è stata precisa proprio direi nei minimi particolari. Allora, vediamo un po' intanto come si realizzano i funghi porcini, cioè i funghi secchi porcini ovviamente. Quando arrivano i funghi noi prendiamo, tagliamo le cappelle dai gambi e poi li affettiamo, li facciamo a fette dello spessore di 6-7 mm, poi li mettiamo nella macchina lessicatore, una macchina particolare che toglie tutta l'umidità e ci fa uscire queste il funghi. Sì, queste lamelle buonissime. Bene, allora riempiamo il cesto, eccolo qua, in modo che possiamo apprezzare questo fungo meraviglioso. Allora, fungo porcino, si evoca solitamente l'autunno, ma non è detto. Evoca l'autunno, siamo davanti al re della montagna, Claudio, uno dei re del nostro Appennino. È presto e quindi infatti li cerchiamo secchi, perché sì, come hai detto giustamente te, li troviamo in particolare dall'autunno, li troviamo nei boschi di media quota, quindi non ad alta quota. Di regola sotto abete e castagno. Ecco, qual è la situazione climatica favorevole per la nascita del fungo? Ci vuole questo clima qui, clima intorno ai 1000 metri dei nostri boschi, quindi con temperature non eccessive, umido, piogge abbastanza frequenti. Poi non tutte le stagioni sono uguali, quindi ci sono annate buone, annate meno buone, però diciamo l'Appennino di regola non tradisce mai. Bene. Manuela, vediamo un po' se arriva, perché a questo punto noi la ringraziamo, abbiamo fatto l'acquisto, non abbiamo detto quant'è il costo del fungo secco evidentemente a letto. È 14 euro letto. Benissimo. Il nostro. Benissimo, la ringraziamo, allora recuperiamo il tutto e sai cosa facciamo? Andiamo in cucina. Ed eccoci qua all'interno della cucina dell'hotel ristorante Primula con una delle titolari, una delle sorelle, bene precisarlo, che è Manuela. Ricordiamo, l'altra sorella si chiama Clarissa. E ci avete anche un fratello? Tiziano e anche un'altra sorella, Barbara. Perfetto, non ci siamo mica dimenticati nessuno, no, mi raccomando. Ecco. E invece abbiamo qui accanto a me Giovanni, che è lo chef di questo bellissimo ristorante. Giovanni che ha un curriculum incredibile e invidiabile e soprattutto ha nel suo DNA proprio la grande passione della cucina, perché di padre in figlio, è bene precisarlo. Bene. Allora, noi siamo andati ad acquistare i funghi secchi perché ahimè purtroppo siamo in una stagione non proprio ideale per il fungo e quindi siamo andati dalla signora Monica Fini, titolare dell'Erboraio, dico bene l'Erbolaio, che si trova nella zona di Cecchetto. Mastro Carlo, esattamente, proprio la località è proprio Mastro Carlo. All'ingresso della Betone venendo da Pistoia, vero? Sì, poco prima delle Regine. Benissimo, per essere diciamo proprio fra Cecchetto e le Regine. Tra l'altro lì si fanno delle marmellate stupende, eccezionali, sì. Tanto per ricordare, sì, lavorano sia di mirtillo, i frutti del sottobosco, quindi lamponi, mirtilli, more e fragole. Bene, noi quest'oggi vi proponiamo un secondo piatto. Il titolo del piatto è Scaloppine a funghi porcini. Ecco, scaloppine di maiale, confermi? Praticamente è un filettino di maiale con funghi porcini e addizionato con un po' di aceto balsamico. Per completare gli ingredienti che determinano la realizzazione di questo piatto, Manuela, ricordaceli allora. Dunque, il filettino di maiale, naturalmente, la farina, i funghi, l'aglio, il prezzemolo, il vino bianco, l'olio di oliva, il sale e l'aceto balsamico. L'aceto balsamico, perché è un filino di aceto balsamico che concluderà la presentazione di questo piatto. Allora, attenzione, prendete nota, si parte con il fungo secco. Allora, come si fa a rinvenire il fungo secco? Praticamente il fungo secco viene messo in acqua tiepida e lasciato lì per una ventina di minuti, il fungo rinviene e lascia, poi viene risciacquato e logicamente lavorato. Allora, noi questa operazione l'abbiamo già effettuata, sì. Come vedete qui c'è già il fungo trifolato, sì. Va bene il termine? Abbiamo già dei funghi con quali ingredienti? Ce l'hai completato con?
Si mette un po' d'aglio, si mette olio, olio d'oliva, aglio e un po' di prezzemolo, si lasciano cadere i funghi, si fanno praticamente cuocere abbastanza in fretta perché devono rimanere anche un po' croccanti. Ecco. Benissimo, allora la prima azione qual è? Quella di prendere l'olio, sì. Vai, allora accendiamo il fuoco, è già acceso, benissimo, già vivido, eccolo qua. E olio extravergine oliva in questa zona delle colline di Scandicci, ebbene presigiarlo, eccolo qua, questo olio tipicamente toscano. Adesso prendiamo la fettina, la infariniamo, eccola qua, come vedete, e adesso la inseriamo subito nella padellina. Allora, io vorrei sapere, mentre noi attendiamo che il fuoco, il calore faccia il suo effetto, ma che cosa troviamo nel menù del ristorante Primola qui alla Betone? Naturalmente tutte le paste preparate da Giovanni, che vanno, non so, ecco, la zuppa di farro mi viene in mente, oppure gli gnocchi di patate, o ancora le tagliatelle al cinghiale, le ottime lasagne, i risotti ai funghi oppure alla zucca o... Anche per qui, chiaramente, visto che siamo a un tiro di schioppo dalle piste, qui arrivano praticamente gli atleti, quelli che, o sì, anche se non sono atleti, gli appassionati di sci, che arrivano con un bel appetitino, no? Sicuramente. E poi ecco, mi viene in mente anche per esempio ora per la prossima stagione estiva, i famosi straccetti al mirtillo che Giovanni prepara sempre con molta cura, spianando la pasta e poi appunto mettendo un condimento a base appunto di ricotta e mirtilli. Ecco, il mirtillo ricorre praticamente dappertutto qui alla Betone. Il mirtillo rincorre dappertutto, sì, diciamo che è una cosa che ultimamente va molto di moda, c'è una ricercatezza di queste cose, si cerca di fare i più piatti possibile. Perché il mirtillo che non è molto semplice, diciamo. Sì, perché il mirtillo, che ovviamente essendo dolce si abbina a un dessert, o magari una bella colazione, trovarlo anche in piatti di portata non tradizionalmente legati al dolce sembra una, cioè, sì, è una curiosità. Sì, no? Indubbiamente una curiosità, ma comunque vale la pena assaggiarli questi straccetti perché sono veramente molto buoni e molti turisti, ecco, sono anche proprio tornati per mangiare appositamente questi straccetti. Tra l'altro dovete sapere che nel periodo estivo, sì, ecco, se ci metti... Vado a annaffiare con un po' di vino bianco. Vino bianco, ecco qua, adesso c'è una bellissima fumata, eccola qua, questo è il vapore acqueo, c'è anche un po' di flambé, va benissimo. Ecco, diciamo che nel periodo estivo... E aggiungo, sì, i funghi che avevo precedentemente anche lavorato, spiegato, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto rinvenire, come vedete, in acqua tiepida e poi completati con gli aromi che Giovanni ha ricordato. Ecco, so che nel periodo del mese di agosto, sì, voi organizzate qui alla Betone una specie di festival del mirtillo. Sì, il 4, il 5 e il 6 di agosto ci sarà il festival del mirtillo con una serie di eventi, ma comunque diciamo tutto il mese di agosto prevede la possibilità di andare a degustare piatti tipici della Betone, quindi a base del mirtillo, in tutti i locali del nostro paese, quindi della Betone e in particolare qui dell'Albergo Primo. Ecco, ma non si mangia solamente, ma si discute, anche si fa informazione, anche cultura, perché dovete sapere che il mirtillo, allora la cosa che mi viene in mente, io che sono miope, fa bene agli occhi, no? Sì, indubbiamente. Ma soprattutto, cari maschietti all'ascolto, c'è uno studio interessante che sarà, tra l'altro, trattato proprio, fa bene alla prostata. Sì, sicuramente. Il 5 di agosto, durante il pomeriggio, alle 5, dovrebbe tenere, diciamo, una presentazione degli effetti benefici del mirtillo sulla prostata un professore universitario che appunto studia chimica e quindi ha studiato questi effetti benefici proprio sulla prostata. Il mirtillo e la prostata. Maschietti all'ascolto, mi raccomando, siete avvertiti. Allora, detto questo, siamo pronti per impiattare, anzi lo sta già facendo il nostro Giovanni, prima questa, devo dire, trifolata di fungo porcino.
Eccolo qua, viene completata, adesso sarà adagiato a forma di specchio, così viene definito dai cosiddetti gourmet. Eccolo qua, questi filettini di maiale, il tutto però vorrei che tu lo completassi, aspetta, fammi fare un po' di scena, un po' di teatro, vorrei che tu lo completassi, facciamo un piccolo scambio, scusami, facciamo venire Giovanni di qua, ecco qua, con che cosa? L'aceto balsamico. Ecco, vorrei sapere, lascialo lì. No, perché? Praticamente è un modo di arricchire la ricetta. Il fungo già ne ha abbastanza, però mettendo anche un po' di aceto balsamico, visto che siamo anche vicini a Modena, vicini, abbiamo la possibilità di trovarlo, di onore e merito, vabbè. Usarlo. È una piccola molto piacere. È una trasgressione alla Toscana, è bene precisarlo, ma siamo dirimpettai e quindi siamo vicini di casa. Allora, metterai, ecco qua, un cucchiaino di prezzemolo tritato e voilà, ecco l'ultimo tocco, come già anticipato, di aceto balsamico di Modena. Ok, perfetto, il tutto completato. Allora, attenzione, lascialo lì, perfetto, e ricordiamo con l'ausilio della nostra Manuela titolo del piatto e ingredienti. Ecco a voi il titolo. Allora, scaloppine ai funghi porcini. E naturalmente gli ingredienti sono il filetto di maiale, la farina, il vino bianco, il sale, l'olio, e poi per quanto riguardano invece i funghi, diciamo un battuto di aglio con olio, i funghi fatti se sono secchi naturalmente o freschi, dipende, ecco, da come si trovano, però se sono secchi vengono fatti rinvenire nell'acqua e poi dopo vengono trattati. Vengono messi nella padella insieme a questo aglio. Gli ingredienti, voglio sapere gli ingredienti, quindi l'abbiamo detto. Sì, io stavo ripetendo un po' tutta la ricetta. E naturalmente sì, sopra diciamo il nostro piatto, il cuoco ha messo un filo di aceto balsamico per rendere il piatto ancora più gustoso e poi un po' di prezzemolo per renderlo ancora più accattivante all'occhio. Bene, allora prendiamo il piatto, io ringrazio Giovanni. Grazie Giovanni, facci passare perché ci aspettano in quella direzione, sì. C'è la sala da pranzo in quella direzione, ci aspetta sia Davide che Elisa. Seguimi. Sì. È il momento dell'assaggio, è il momento finale del nostro programma di Toscana a Tavola, forse il momento, se vogliamo, più bello, perché almeno sicuramente per coloro che avranno il privilegio e l'onore di assaggiare questo piatto, nella fattispecie, bene precisarlo, sono una coppia di giornalisti, coppia nella vita e in questo caso anche coppia di Toscana a Tavola, più esattamente Elisa e naturalmente il nostro Diego Costa, che avranno il privilegio di assaggiare questo piatto. Realizzato da Giovanni, bene, vero? E portato da Manuela. Il titolo del piatto, ricordiamo: filetto di maiale profumato con funghi porcini. Benissimo. Allora, intanto sentiamo Elisa. Sì, esatto, cioè i funghi porcini, cioè appena arrivato, a parte la presentazione, è proprio arrivato l'odore prima del piatto, il profumo proprio del fungo, cioè del porcino che è proprio il re della montagna, insomma, e quindi giustamente trova un bello spazio in questo piatto, insomma, è bene in evidenza. Affonda la forchetta, mi raccomando, vai con l'assaggio e poi sentiamo anche il parere del nostro Diego, prego. No, e i colori, sì, no, figura. I colori in questo caso si va dal colore dei funghi a quello della carne più scuro, il verde del prezzemolo e poi il tocco finale dell'aceto balsamico che lo assaggeremo sicuramente, dà un tocco dal punto di vista di gusto, ma sicuramente lo dà anche al colpo d'occhio, quindi è già molto bello in questo caso. Tu sai che io amo i contrasti di colori e qui c'è già una bella tavolozza. Bene, per suggerirci il vino di abbinamento abbiamo scomodato Luca Alves Franco, che è il responsabile eventi del consorzio Vino Chianti. Allora, il Chianti, quando si parla di Chianti crediamo di saper tutto, ma magari non lo sappiamo. Qual è il territorio classico del Chianti? Cosa comprende? Beh, dunque, il nostro territorio è un territorio vasto, è un territorio piuttosto eterogeneo che tocca varie province, la provincia di Firenze, la provincia di Siena, tra le più storiche per così dire, ma arriviamo anche nella provincia di Pisa, nella provincia d'Arezzo e anche quasi a ridosso, insomma, di questa zona, quindi quello che è il Monte Albano, Prato, Pistoia.
E quindi una porzione geografica molto ampia. Esatto, sì, piuttosto vasta. Quanti sono i produttori che annoverate nel vostro consorzio? Dunque, i produttori sono circa 3.500, sì, di cui un migliaio finiscono un prodotto e lo mettono in bottiglia, grosso modo, come proporzioni. Poi, imprescindibile il binomio, se si parla di Chianti, si parla di Sangiovese. Esatto, sì, Sangiovese è l'anima, è lo spirito del Chianti, quindi non esiste un Chianti senza il Sangiovese, nella fattispecie almeno un 70% da disciplinare di produzione. Bene, due parole su questo vino e perché questo vino con questo piatto? Abbiamo portato questo Chianti, che è un Chianti riserva, perché è l'espressione probabilmente più nobile del nostro vino, no? Un vino che ha fatto invecchiamento, quindi ha passato delle stagioni, che ha fatto un passaggio in legno, quindi si è arricchito di sentori aggiuntivi, intenso, concentrato, come credo insomma il piatto che state proponendo sia, per cui un matrimonio piuttosto riuscito, credo. Bene, allora torniamo a proposito di matrimonio, a sentire prima la moglie e poi il marito. Allora, cosa ne pensi? Allora, come aveva anticipato l'odore arrivando il piatto, non si può che confermare l'attesa. Il porcino ha veramente insomma un sapore, esatto, è il suo perché, ha questo sapore di terra, proprio di montagna, questo odore e sapore di montagna. Il filetto è molto buono, è tenero e insomma, quindi sta benissimo. Io non voglio mettere il dito fra moglie e marito, però vorrei sentire anche il parere del marito. Prego. Ti pare che posso contraddire quello che ha detto la moglie? No. Però se ci fosse un po' di contraddittorio, non la penso come te, perché... Ma lo facciamo la prossima puntata. No, l'avevo detto prima, lo ridico anche adesso, l'aceto balsamico. Sembra una banalità e invece non lo è. Non solo al colpo d'occhio, ma avendolo assaggiato, dà quel retrogusto che dà un valore aggiunto a questo piatto. Quindi veramente complimenti. Allora, brindiamo, come sempre facciamo al termine di ciascuna delle puntate di Toscana a Tavola. Questa volta lo proporrei a Giovanni, che non è qui con noi, ma che è lo chef di questo meraviglioso luogo, che risponde al nome di Hotel Ristorante Primula a Betone. Grazie a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora.